Presidente, oggi purtroppo uscite sconfitti dal Faraggiana. Avete provato, avete lottato molto, però purtroppo soprattutto Diana e Rebagliati su tutti hanno dato qualcosa in più all'Albisola per poter vincere. È stata una partita vera, combattuta, due episodi, abbiamo ravvisato qualche incoerenza da parte dell'arbitro nel primo tempo, e anche abbastanza inspiegabile, ma questo non cambia l'ordine delle cose. L'Albisola, come ho già detto prima, ha meritato, hanno fatto due gol, hanno giocato bene, noi ci siamo difesi, abbiamo cercato di attaccarli. Non posso fare un'analisi tecnica perché non rientra nelle mie competenze, dico solamente che i ragazzi comunque se la sono giocata. Complimenti all'Albisola, ha vinto il campionato, ha vinto questa partita, direi che è il suo anno, c'è niente da fare, niente può andarle storto. Adesso rimangono solamente due partite alla fine. Rimangono due partite alla fine che saranno tutte e due molto importanti. La prossima è un derby vero e proprio con la Lettini, che ovviamente, vista la sua situazione di classifica, non credo che ci regalerà niente. Anzi, lotterà per vincere. È l'ultima partita in casa con la Vadese. E quindi saranno due partite da giocare veramente con il coltello tra i denti, perché oggi se qualcuno pensava a torto di trovare un Albisola ormai sazia e che non avrebbe dato battaglia, no, evidentemente non è così. Le partite si giocano, per fortuna, sportivamente parlando, si giocano fino all'ultimo minuto, così. Poi chi vince o chi perde è un altro discorso, però è giusto che sia così. Noi manteniamo sempre l'obiettivo, per adesso non c'è ancora precluso e speriamo che le prossime partite diano conferma ai nostri programmi.